Benvenuti a tutti. Oggi è mercoledì, 1 giugno 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Gemelli. Romantici e confusionari con la luna nel segno. Che siate il pragmatico polluce o il romantico castore, la luna nel segno illumina il lato più poetico della vostra anima. Affascinati dalla lettura e intrigati dalla storia, passeggiate tra le nuvole, sentendovi di volta in volta Alessandro Magno, Voltaire, Matilde di Canossa, Rosa Luxemburg. Per fortuna chi vi ama pensa a voi e a tutte le piccole necessità della vita quotidiana, dalla spesa alle bollette. Serata ideale tra amici per gli ultimi accordi sul ponte che vi vedrà tutti insieme in qualche bel posto, partenza già domani sera. Ideale in montagna, dove il caldo è contenuto e con il vantaggio di poter scarpinare a piacere per tonificare la muscolatura un po' inflaccidita. La vostra simpatia tiene banco, ma attenti a non esagerare coi drink, tra vecchi amici ci si ride su, ma davanti a una new entry vi trovereste in imbarazzo. Attesa di buone notizie, attesa per eventi in amore. Speranze e desiderio di incontrarsi con la persona amata. Speranza in ricongiungimenti o in ritorni. Un momento di inerzia potrebbe attraversare la coppia. I single avranno molte, moltissime speranze, ma non tutte saranno soddisfatte. Marte vi si para contro, cercate di essere pazienti e tolleranti. Oggi non è il giorno ideale per litigare. Bene la tarda mattinata, anche se le vostre occupazioni sembreranno stancarvi eccessivamente, oggi, grazie a Marte e Giove, sentirete nuove energie che vi permetteranno di organizzarvi in modo da affrontare con serenità gli impegni poi della serata. Alcuni potrebbero avere dei problemi con il proprio partner, mentre i single potrebbero sentirsi sfiduciati. Venere oggi non sorride a molti. Oggi ci saranno molte divergenze di opinioni da affrontare, soprattutto tra amici e colleghi. Superate tutto con cordialità e diplomazia. Una grinta particolare potrebbe distinguervi in giornata. Marte riuscirà a procurarvi entusiasmo e forza che si tradurrà, in termini pratici, in una grinta tale da permettervi di affrontare molti dei vostri problemi. Benefici dall'estero o attraverso persone straniere. Intuito molto forte. Nuovi inizi. Idee originali. Godite un meritato riposo se ne hai l'occasione. Se state pensando di telefonare a qualche amico per farvi aiutare, desistete, almeno per oggi, è sicuramente il giorno meno adatto a chiedere favori e aiuti. Ricordate che l'amicizia è un dono e come tale va vissuto e affrontata. Se scoprite che un amico o un'amica vi ha tenuto nascosto qualcosa, anche di importante, prima di decidere di allontanarvi fate almeno un tentativo di chiarimento. A rigor di logica oggi dovrebbe essere una fiornata fortunata, Giove e Chirone vi daranno una discreta mano, ma solo se saprete sfruttare le occasioni giuste che si presenteranno. Situazione dolcissima in amore. Dovete essere sinceri con la persona che conta su di voi e sui vostri sentimenti, anche se questo vorrebbe dire fare del male. I consigli che vi verranno generosamente serviti su un piatto di argento sono molto utili per la vostra vita futura in campo professionale. Ultimamente avete lavorato sodo per migliorare le vostre capacità e si può dire che ci siate riusciti. Configurazione dei transiti molto beneaugurante sotto vari punti di vista. Il livello del tono vitale e dell'umore restano eccellenti. Nel contempo si mettono in moto beneficamente molte possibilità che danno aria a vari campi della vostra vita. L'effetto di questo novilunio che c'è stato ieri ancora si fa sentire, è una sorta di onda lunga tutto sommato positiva. Le buone idee possono essere rafforzate e gli incontri di questo periodo possono essere rinnovati. Siete liberi di esplorare il mondo e soddisfare anche qualche bella curiosità. Incontri favoriti anche oggi. Portatevi avanti con i vostri programmi, perché oggi saranno molto più intensi, quindi sarà meglio darsi da fare, per non accumularli ulteriormente in futuro. Avrete anche delle piccole soddisfazioni da esaudire. Forse è giunto il momento di mettere a posto la vostra agenda e metterete anche maggiore concentrazione nelle attività già avviate, altrimenti farete soltanto una grande confusione.
Luna ancora protagonista nel vostro segno, anche se dopo il novilunio ha già intrapreso la fase calante. A sostenerla, con la sua filosofia e la sua saggezza, l'amico Saturno in trigono contro di voi, invece, Nettuno caotico in quadratura. Zelanti e assennati dunque quando si tratta di programmare il viaggio che inizierete domani sera, pressapochisti e confusionari invece sul fronte del lavoro, la mente vaga altrove, lontana anni luce dal planning che magari siete stati voi stessi a compilare. Amore ed Eros. Chiaro, sereno, sincero, in una parola splendido. Così deve essere l'amore, quello che provate per il partner o quello che sognate, quando questi atterrerà da una nuvola direttamente tra le vostre braccia. La sensibilità vi indica la strategia, ma seguendo la farfalla che c'è in voi, svolazzando qua e là, rischiate di distrarvi e di sbagliare fiore. Cari gemelli, se avete da poco conosciuto una persona interessante non lasciatela scappare. Coraggio, buttatevi con fiducia. Per quanto riguarda il lavoro, qualcosa si muove finalmente, c'è aria di novità. Ne avevate proprio bisogno. Lasciatevi alle spalle antiche gelosie e cattivi pensieri, sappiate mettere in archivio un passato che non conta più e non può incidere. Alzate piuttosto la testa e puntate lo sguardo dritto verso il futuro. Possedete un magnetismo quasi magico, grazie alla Luna e al Sole entrambi in congiunzione nel vostro segno, specie se festeggiate il vostro compleanno nella prima e nella terza decade. Ve ne accorgete presto con un improvviso colpo di fulmine che vi accade con chi meno ve lo aspettavate. Un po' confusi e quasi felici, lasciate, però il tempo e l'opportunità, a chi vi ama veramente, di dimostrarvelo. Lavoro e denaro? Creatività ai massimi storici, le vostre antenne captano idee e tendenze, che la mente fulminea rielabora alla massima velocità. Un pizzico di dispersività va messo in conto, fa parte del vostro personaggio poliedrico, l'essenziale è non fermarsi al quadrivio, perdendo la direzione. In questa giornata saranno favorite le relazioni sociali, quindi se lavorate con l'estero o comunque vi occupate di esportazioni, riuscirete sicuramente ad ottenere prezzi vantaggiosi e condizioni interessanti. Le vostre capacità di coordinamento delle abilità e delle competenze altrui e di lavorare in equipe sono elevatissime. Un sole molto brillante nel vostro segno vi dona la qualità di saper discernere correttamente chi vale da chi non vale affatto, in questo giorno di maggio in special modo se appartenete alla prima decade del vostro segno. E proprio per questo arrivate a capire che non sempre squadra che vince non si cambia. Vi imponete, invece, di migliorare, modificando in parte quel che non vi piace, vedendo presto ottimi risultati. Benessere. L'umidità è nemica dei bronchi, il vostro punto delicato. Rinforzare il sistema immunitario con vitamina C in tutte le salse, kiwi, peperone, limone. Non sarà una giornata facile per voi, soprattutto se avete saltato la colazione. Un po' di proteine con il vostro prossimo pasto è raccomandato. Più di ogni altra cosa dovreste concedervi il lusso di sentirvi a terra oggi. Per lei, coi pupi occorrono regole chiare, che non facciano torto a nessuno, se anche avete una preferenza non la lascerete trapelare, giustizia innanzitutto. Per lui, con la vostra mania di flirtare, solo per il piacere di avere una conferma, rischiate di rovinare un rapporto appagante. Difficile trovare una compagna altrettanto compatibile con gli stessi interessi culturali, di cui andate fieri. Colore delle emozioni, argento. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 9. Finanze, 7. Benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.